Oggi, a terza pagina, Ludovica Casellati ci mostra i segreti della bici e poi scopriamo la musica di La Municipal. A me piace dire che la bicicletta è libertà, la bicicletta è semplicità, la bicicletta è economica, tutti se la possono permettere, è equilibrio. La bici è democratica, tutti se la possono permettere e soprattutto è potenza, misura le nostre forze perché ci consente di fare solo quello che possiamo permetterci di fare. Tutto il giorno in bicicletta fino a sé. Era dirigente di una grande azienda. Ha lasciato tutto per reinventare il suo lavoro abbinandolo alla passione per le due ruote. Ludovica Casellati, autrice della bici o la bici della felicità. La svolta è arrivata da un viaggio stampa in Francia e io ho avuto qualche titubanza perché pensavo di non essere allenata, di non essere preparata e invece è stata una bellissima scoperta. Ecco, perché uno può pensare che la bicicletta va benissimo se si è single. Poi però magari quando c'è un marito e anche un figlio di mezzo non diventa poi un mezzo di trasporto così comodo, no? Anzi, la bicicletta è condivisione, quindi in famiglia è molto più bello pedalare. Le città italiane sono a misura di bicicletta? Le città italiane un po' alla volta stanno diventando amiche della bicicletta. Io trovo che ci siano stati degli amministratori che hanno avuto delle idee geniali. Pesaro con la Bicipolitana, ad esempio. E Padova è una città a misura di bici, Ferrara è la città delle biciclette, in Alto Adige Bolzano è davvero qualcosa di straordinario. Ci sono tante città che devono fare tanto, no? Assolutamente sì, però stanno cominciando a farlo. Tre film legati alla bicicletta che ti sono rimasti nel cuore. Allora, Il postino di Troisi, ma poi quello di Benigni, La vita è bella. E un film indimenticabile che è Fantozzi contro tutti. Ragioniere, che fa? Va in fuga? No, freni rotti! E per finire, tre canzoni. Beh, Rosalina, ma quella di Cocciante, pedalare in bicicletta accanto a te. E poi quella dei Queen, Bicycle, è un inno alla bici e alla gioia. I want to ride it where I... Buona pedalata. Grazie, anche a voi. L'11 aprile del 1987 muore a Torino Primo Levi, chimico, partigiano, scrittore italiano universalmente noto per il suo capolavoro Se questo è un uomo, che racconta la terribile esperienza dei campi di sterminio. C'è che toccarti i capelli ormai per me. Il nostro progetto nasce circa 5 anni fa, un po' per gioco, perché io e Carmine siamo fratello e sorella e quindi vivevamo in due città diverse, io a Roma, lui a Lecce, e la musica era il nostro luogo di incontro, quindi ci trovavamo a suonare al pianoforte storico di casa, quindi era un modo anche per stare insieme, per avvicinarci. Il nome in realtà è un omaggio alla famiglia, anche se non si direbbe, perché La Municipale deriva da La Municipale, appunto, che è un omaggio al nostro papà che era il comandante della polizia municipale, quindi è un modo anche autoironico di definirsi. Nel mondo attuale si tende a demonizzare, no, il difetto, noi invece vogliamo esaltarli perché comunque è normale che la perfezione non esista, o meglio, poi ognuno ha il suo canone di perfezione. E quindi diciamo è anche una fase di scrittura un po' più matura, quindi anche un percorso emotivo che porta ad accettare quelle che poi sono le proprie criticità, però non intese quanto tali, ma intese comunque come quello che può diventare un punto di forza, quindi una peculiarità che ti distingue dall'altro, quello sicuramente.